grazie per avermi invitato in questo contesto, oltre che splendido, come dimostra guardando dalla finestra e guardando lo sfondo delle slide, ma anche estremamente interessante e variegato per il livello degli interventi e anche per l'ampiezza, se vogliamo, delle vedute che sono state aperte, che ho apprezzato molto, pur essendo arrivato in ritardo, perché venendo da Urbino e pur partendo alle 4, diciamo che Urbino e Procida sono due dei posti più isolati d'Italia e andare dall'uno all'altro, ecco, è un'avventura. Però con un po' di macchina, due taxi, un aliscafo e tre treni ci si arriva, ecco, per cui se volete venire a Urbino siete benvenuti. Viva il trasporto multimodale. Allora, il tema delle nuove frontiere dell'educazione ho pensato di trattarlo in questo modo, penso di poter manovrare io così, giusto? Ho pensato di approfittare di questo contesto per fare una digressione di tipo qualitativo e che non riguardi soltanto il coding o il pensiero computazionale di cui mi occupo da qualche tempo prevalentemente, ma riguardi in generale il rapporto tra la tecnologia, l'innovazione e la didattica e l'educazione. E in particolare quello che ho cercato di rappresentare qualitativamente in questo grafico è semplicemente una curva esponenziale che rappresenta l'effetto di quello che accade e che è sotto gli occhi di tutti e che normalmente viene, diciamo, descritto con il fatto che il rate, la frequenza, il tasso di innovazione tende a crescere, ovvero che il tempo tra due scoperte rivoluzionarie tende ad accorciarsi o cose di questo genere. Allora, ogni volta che noi parliamo di un tasso di crescita, ogni volta che parliamo della distanza temporale che si accorcia, in realtà stiamo in qualche modo descrivendo un andamento esponenziale. Quindi qui ho rappresentato un esponenziale e l'ho rappresentato senza etichette sugli assi, perché gli esponenziali hanno la bella caratteristica di essere invarianti per scala, cioè se noi zoomiamo troviamo di nuovo un esponenziale che ha esattamente questa forma. Se io anziché mettere nelle ascisse, cioè nell'asse delle X, le generazioni, avessi messo gli anni, avessi messo i millenni, avessi messo i minuti, la forma sarebbe stata identica. Quindi osserviamolo senza preoccuparci di che cosa, di quale periodo sta rappresentando. E questo rappresenta quindi l'andamento dell'innovazione nel tempo, innovazione intesa in senso molto lato, permettetemi. Che cosa sono gli scacchi, cioè cos'è la griglia in questo piano? Allora, da una parte ho inteso rappresentare con le linee orizzontali la distanza tra un livello di innovazione e il livello successivo al quale un essere umano può ragionevolmente adattarsi, che può ragionevolmente assimilare. Quindi diciamo, l'ampiezza verticale di quegli scacchi vuole dare una rappresentazione di quello che ciascuno di noi nella propria esistenza è disposto a sopportare come innovazione rispetto al contesto nel quale è nato e eventualmente cresciuto ed è stato educato. Mentre quello che ho inteso rappresentare con le linee verticali è la distanza tra due generazioni o tra più generazioni, a seconda di come la vogliamo vedere, perché abbiamo detto che tanto è invariante per scala, perché parlando di educazione a me interessa sia la vita produttiva di un individuo, cioè il momento in cui l'individuo dovrebbe uscire dal sistema scolastico per entrare nel mondo del lavoro e il momento in cui invece esce dal mondo del lavoro e si presuppone che resti produttivo per tutto questo lasso di tempo. Oppure possiamo intenderlo come la distanza tra la generazione degli insegnanti e la generazione degli alunni, dei docenti e dei discenti, dei professori e degli allievi. Quindi tra chi è preposto ad insegnare qualcosa e chi dovrebbe imparare quel qualcosa dall'altro. Bene, allora questo evidentemente pone una serie di problemi e la serie di problemi si pone nel momento in cui vediamo che perché mi piace questo grafico qualitativo? Perché vedete che la parte iniziale, cioè osservato a un giusto livello di scala, la parte iniziale dell'esponenziale sembra piatta. E sembra piatta, adesso per noi la scala immaginiamo che sia l'innovazione tollerabile o assimilabile da un individuo, cosa vuol dire che sembra piatta? Vuol dire che fino a qualche tempo fa, cioè prima che evidentemente quella curva dimostrasse di essere un esponenziale, ciascuno di noi viveva l'innovazione come sì qualcosa a cui abituarsi, ma di non traumatico.
perché comunque il tasso di crescita nell'arco della vita, il tasso di crescita a cui assistiva, era molto inferiore a quello che sarebbe stato disposto ad accettare. Parlo ovviamente in senso medio e figurato, e poi diciamo la cosa è molto soggettiva e individuale. Mentre si arriva ad un punto, seguendo un esponenziale, e qui se l'esponenziale davvero è tale, a questo punto si arriva di sicuro, per quanta propensione all'innovazione uno possa avere, l'esponenziale va più veloce di lui, dicevo, si arriva ad un punto in cui in realtà tra qui e qui si attraversa quella linea orizzontale che dovrebbe demarcare l'innovazione tollerabile. E allora se si passa questo, che cosa significa? Significa che fatalmente ci saranno degli individui che non si trovano a proprio agio con le innovazioni, che sono invece il contesto nel quale altri individui che vivono insieme si trovano a crescere e si trovano completamente a proprio agio. Ora, poiché, grazie mille, poiché gli uni e gli altri si trovano in una stessa classe, e tipicamente gli uni, quelli disadattati, dovrebbero insegnare agli altri, quelli perfettamente adattati, capite che le tecnologie e l'innovazione sono qualcosa che si fa fatica a calare sul sistema scolastico secondo un modello tradizionale. Quindi da qui parte la mia riflessione, che poi si articola in una serie di slide che sono in realtà non hanno la pretesa di essere assertive, anche se ne hanno il tono, ma sono semplicemente provocatorie, perché sono degli stimoli in parte derivanti dalla mia esperienza di professore universitario, in parte derivanti dalla mia esperienza più recente ma molto intensa di divulgatore e facilitatore del sistema scolastico, malgrado la somma di queste due esperienze, in realtà le risposte non ci sono, ci sono le domande o comunque le problematiche che vedo. Allora, la prima è l'obsolescenza, cioè il fatto che le competenze tecniche specifiche, dove per tecniche specifiche intendo proprio i tecnicismi, cioè come si usa uno smartphone, o come si usa Word, o come si scrive con la macchina da scrivere, sono necessariamente delle competenze tecniche che diventano obsolete sempre più in fretta. E il fatto che diventino obsolete sempre più in fretta vuol dire che chi queste competenze le ha acquisite, ad esempio perché è nato qui, si trova ad avere una vita produttiva e magari arriva a doverle insegnare, quando in realtà le competenze da insegnare, o le competenze attuali, o le competenze che servono al sistema produttivo, sono tutt'altro. Quindi qui c'è un problema di skill gap, che è un problema sia interno che esterno. Interno al sistema, che possa essere un sistema scolastico, che possa essere un sistema produttivo, perché vuol dire che si trova ad avere a che fare con del personale, che poco importa che siano i docenti e si parla di educazione, o che siano invece i dipendenti e si parla di innovazione, di aziende, di produttività, si trova necessariamente ad avere del personale che va in qualche modo riqualificato, se si pretende da quel personale di tenere il passo con l'innovazione. E quindi questo skill gap lo paghiamo, lo osserviamo da tutti e due i punti di vista. Quello esterno qual è invece? Quello delle aziende che si affacciano sul mercato del lavoro con una domanda di competenze, e non trovano un'offerta adeguata, e non trovano un'offerta adeguata perché anche lì comunque il sistema scolastico e il sistema universitario fanno fatica a sfornare laureati o diplomati con le competenze giuste, e le persone, cioè i ragazzi e le famiglie dei ragazzi che si avviano verso una carriera scolastica e poi professionale, fanno fatica ad essere sufficientemente lungimiranti dal fare le scelte che poi serviranno al mercato 5, 10 o 15 anni dopo. Quindi diciamo c'è un gap culturale e c'è uno skill gap che viene a seguire. Andando avanti, una considerazione è che in questo contesto, dove apparentemente sembra che si debba sfornare competenza il più in fretta possibile, secondo me è vero il contrario, che non bisogna pensare di fornire delle competenze tecniche specifiche, ma bisogna insegnare ad imparare. E insegnare ad imparare lo si fa con un percorso lungo, cioè è molto più difficile imparare ad imparare che di quanto non lo sia imparare ad utilizzare Word, evidentemente. E allora questo cosa vuol dire? Che anziché questa analisi portarmi a dire è bene fare scuole professionalizzanti, uscire il prima possibile, mettersi nel mondo del lavoro e imparare facendo, dico bene, tu impara facendo, ma impara facendo dopo che hai
acquisito delle basi estremamente solide, una cultura generale che ci dà carte da giocarci e carte vincenti da giocare in tutto il mondo, e a quel punto impara pure sul campo qual è la tecnologia del momento, perché sarà in grado di farlo. Se viceversa sei stato formato soltanto per padroneggiare la tecnologia dell'anno in cui tu hai studiato o del corso di formazione di 6 mesi che tu hai fatto, magari hai risolto non un tuo problema, a meno che non fosse un problema di occupazione contingente per cui dovevi sbarcare il lunario in quel particolare anno, evidentemente anche questa è un'esigenza sacrosanta, ma hai risolto in realtà un problema, non in modo sistemico, un problema dell'azienda che in quel momento aveva quella particolare esigenza. Non hai risolto il tuo problema di formazione, perché l'anno dopo dovrai fare un altro corso di formazione per non essere messo al margine e non pagare un altro skill gap. Andando avanti, veniamo agli insegnanti. Gli insegnanti in tutto questo come si collocano? Allora, gli insegnanti si collocano, secondo me, benissimo fin tanto che non vedano le nuove tecnologie come una fonte di frustrazione, ovvero non si sentano obbligati a tenere il passo, ad introdurle a tutti i costi, ad adottarle a tutti i costi o, molto peggio, insegnarle ai propri alunni. Cosa che sarebbe necessariamente oggetto di frustrazione, ma chiunque di noi si sforzasse di insegnare a un bambino come usare lo smartphone proverebbe la stessa frustrazione, perché mai dovrebbero farlo degli insegnanti, che sono lì per fare tutt'altro, cioè sono lì per dare dei principi, sono lì perché hanno delle competenze tematiche, disciplinari, e sono lì eventualmente per fare da facilitatori. Per cui il mio punto di vista in questo è che la frustrazione degli insegnanti si vince semplicemente riponendoli al centro e invece marginalizzando la tecnologia nella scuola, ovvero il ruolo che la tecnologia ha, che è un ruolo meramente strumentale e non indispensabile, facendo invece leva su che cosa? Sulle competenze disciplinari e pedagogiche che ho voluto rappresentare così per indicare cosa? Che anche queste senz'altro evolvono, ci sono sempre cose nuove, ma non evolvono esponenzialmente e partono da livelli molto più alti della tecnologia, per cui grazie a Dio in Italia mi sento di dire, e avendone conosciuti decine di migliaia, adesso lo dico con le prove alla mano, che la popolazione degli insegnanti queste competenze ce l'ha da vendere, e la prova ce l'avevo anche prima, perché in realtà quando noi parliamo di fuga dei cervelli, questa è una cosa demenziale, cioè ci mancherebbe che i nostri cervelli all'estero non trovassero lavoro, cioè ci dovremmo vergognare, e invece andiamo a richiamare quelli che hanno successo all'estero facendogli ponti d'oro e cercando di offrirgli delle condizioni diverse di quelle che il nostro sistema paese è in grado di offrire a quei poveracci che come me decidono di restarci. Quindi, per cortesia, la fuga dei cervelli dimentichiamola e pensiamo che se i cervelli fuggono è grazie a un sistema scolastico universitario che va alla grande, ok? Quindi questa è la fuga dei cervelli. Ora, andando avanti, quindi le nuove tecnologie come possono entrare nella scuola? Non è che ne debbano restare fuori, tutt'altro, ma quello che fa capo agli insegnanti per le nuove tecnologie, che cos'è? È focalizzarsi sui principi che consentono a quelle nuove tecnologie di essere sviluppate, sulle implicazioni che queste nuove tecnologie hanno, sulle potenzialità che queste nuove tecnologie hanno, e su questo possono fare da facilitatori straordinariamente, avendo tutte le competenze pedagogiche per discutere di queste cose con il target che hanno davanti, che ovviamente se è una scuola dell'infanzia o se è l'università sarà diverso, e i ragionamenti non potranno essere gli stessi, e non potrà essere lo scienziato di turno a farli e a portarli alla portata dei bambini o degli adulti. E quindi quello che secondo me nella scuola si può fare alla grande, è comprenderle e usarle insieme le tecnologie. Quindi vincendo la frustrazione degli insegnanti e anche il gap generazionale, come quella frecciolina tende a voler rappresentare, vedendo le tecnologie come un punto, l'innovazione come un punto di incontro, che entrambi si mettono a studiare e che crea una collaborazione tra insegnanti e allievi, non una relazione docente-discente. Questa relazione docente-discente, anche nell'uso delle tecnologie
permane per quanto attiene ai principi, alle implicazioni e alle potenzialità delle tecnologie stesse. E quindi gli insegnanti fanno da facilitatori mettendo in campo tutte le loro competenze e trovando anche soddisfazione nell'applicarle a qualcosa che è nuovo anche per loro, e imparare è divertente, per cui se l'insegnamento diventa, come sempre è, anche occasione di apprendimento, tanto meglio e tanto più entusiasmante sarà. Dopodiché veniamo alle competenze digitali, di cui tanto si parla, tanto che questa questione del gap generazionale nell'insegnamento è visto come una dicotomia tra nativi digitali e non nativi digitali. Allora, intanto, vabbè, qui sul termine digitale io ho le mie idee, penso che anche un libro stampato sia digitale, fin tanto che è espresso con un numero finito di caratteri definiti su un alfabeto finito, per cui diciamo che non è di digitale o non digitale che si parla, ma si parla di computerizzato o non computerizzato, che ancora una volta torna ad essere un tecnicismo. Quindi è vero che è un tecnicismo pervasivo, ma lo è perché appunto siamo in questa curva. Però il punto che volevo fare qui non è tanto questo, quanto il fatto che il digitale, internet, la diffusione degli smartphone, la pervasività dell'elettronica, tutto quello che vogliamo, la legge di Moore, che in qualche modo è il motore di gran parte di questo esponenziale, cosa ci dicono? Ci dicono semplicemente che abbiamo raggiunto il punto in cui questa rampa cresce più velocemente di quello che siamo disposti a tollerare. E questo non sarà un caso isolato, quindi il problema non è il digitale. Adesso va benissimo, intendiamoci, parlare digitale, se questo fa sì che ci sia un piano nazionale, se questo fa sì che ci sia un'attenzione alle competenze, benissimo, parliamo pure di digitale. Però ecco, sappiamo che risolto questo ce ne sarà un altro di problemi, che non sarà chiamato digitale a quel punto, perché più o meno cominceremo tutti ad essere sufficientemente digitalizzati o consapevoli di esserlo da non sentire in questo il discrimine, ma ce ne sarà un altro. E questo nuovo discrimine sarà ancora più drastico se è vero che il rate di innovazione continuerà ad essere questo. Dopodiché c'è l'approccio formazione dei formatori. Allora, questo non si risolve con la formazione dei formatori, e per un motivo semplicissimo, perché formare i formatori allunga la catena e il gap generazionale, perché ci sono formatori che formano insegnanti, quindi adulti, che devono formare bambini. Quindi che cosa vuol dire? Che si allunga, diciamo, il time to market della catena di formazione, e soprattutto si allunga il gap generazionale tra chi detiene il sapere e i destinatari finali, che sono i discenti. Per cui formare i formatori sull'uso specifico di tecnologie non ha senso, perché si finirebbe per innescare un processo che avrebbe un tempo superiore al tempo di obsolescenza delle tecnologie per cui vorrebbe formare i formatori. Quindi questo non ha proprio senso. E arrivo al MOOC, quindi all'esperienza diretta che ho avuto quest'anno tenendo un cosiddetto corso massivo aperto online. Cosa sono i MOOC? Sono questo, cioè ho sciolto l'acronimo inglese per dire che cosa? Che un MOOC è fondamentalmente un corso online le cui modalità di erogazione sono le più disparate, quindi non sto facendo l'apologia dei MOOC, perché ce ne sono di pessimi e ce ne possono essere di ottimi, quindi vi dico solo di che cosa si tratta, per dirvi cosa? Che in alcuni casi, e noi l'abbiamo testato, diciamo, abbiamo fatto un esperimento su larga scala in questo senso, la formazione massiva online consente di creare un cortocircuito tra chi fa innovazione, i docenti e i discenti, perché in qualche modo consente di azzerare le distanze geografiche grazie all'online, quindi usando la tecnologia, quindi ben venga che venga utilizzata strumentalmente, ma anche risolvendo i problemi di scalabilità, perché questi corsi ci sono, adesso non mi addentro nei dettagli perché non ho né il tempo né è questa l'intenzione di questo speech, però fondamentalmente esistono le tecnologie, e su questo poi posso darvi tutti i dettagli che vorrete, per utilizzare questi strumenti per fare che cosa? Per trovarsi costantemente al fianco dei docenti, cioè per non far fare ai docenti un corso di formazione e poi lasciarli soli in aula pensando che siano diventati degli esperti di nuove tecnologie, ma per mettere un innovatore che l'innovazione la conosce di prima mano accanto al docente e alla sua classe nel momento in cui vorranno insieme approfondire quell'argomento o vorranno insieme usarlo strumentalmente per fare qualcosa d'altro. Quindi questo è il ruolo che secondo me i MOOC possono avere nella formazione.
E vengo al coding, perché il coding a mio avviso è paradigmatico. Perché? Il coding io lo interpreto così, è un termine inglese per cui ad alcuni non piacerà, ma non lo traduco perché non c'è una parola che lo traduca e che lo renda per come io vorrei che venisse inteso, cioè l'uso di principi di programmazione per sviluppare il pensiero computazionale. Quindi è una competenza trasversale che non ha nulla a che vedere con la tecnologia. È semplicemente una capacità di elaborare un procedimento algoritmico, mentale, per risolvere un qualunque problema. Quindi capite bene che si ispira alla programmazione, gioca con la programmazione, ma gioca esattamente come qualunque gioco per un bambino è un'occasione di apprendimento. La programmazione è un gioco per fare coding, perché lo scopo è sviluppare il pensiero computazionale. Pensiero computazionale che è ritenuto talmente importante che Europe Code Week, di cui scherzosamente parlavamo prima, è una vera e propria campagna di alfabetizzazione, non di sensibilizzazione. Si parla di alfabetizzazione funzionale, cioè vuol dire che dopo leggere, scrivere, far di conto, insieme ad altri tipi di alfabetizzazione funzionale, si ritiene che padroneggiare il pensiero computazionale dia delle carte in più da giocarsi in qualunque contesto. E perché allora non darle a tutti i nostri bambini? Ed ecco che la scuola diventa necessariamente il perno e gli insegnanti diventano necessariamente il veicolo, pur non essendo dei tecnologi o dei programmatori. E anzi, lo diventano tanto di più quanto meno lo sono, perché si mettono insieme ai bambini a pensare a come applicare il coding alle cose più disparate, che poi magari saranno loro utili nella vita, anche se non diventeranno dei programmatori. Vado avanti. Il caso specifico a cui facevo riferimento è quello di CodeMOOC, che mette insieme queste due cose, quindi un MOOC applicato al coding nella scuola. Questo si chiama Coding in Your Classroom Now, è stato erogato su una piattaforma che sarete lieti di sapere che è frutto di un progetto europeo coordinato dalla Federico II, per cui è qui accanto a noi. È iniziato, diciamo, questa è un'iniziativa del tutto estemporanea che ho preso una sera parlando con Rosanna De Rosa, che è la coordinatrice di questo progetto. Abbiamo nell'arco di una settimana annunciato questa cosa e la settimana dopo l'abbiamo fatta partire. Quando è partita c'erano 3.500 insegnanti iscritti e l'unica pubblicità che è stata fatta è un annuncio su Facebook di questo, un annuncio non a pagamento, cioè semplicemente un post su Facebook, per usare il termine corretto. Al momento gli insegnanti iscritti sono 8.500, gli alunni già raggiunti sono 150.000 da un solo corso che ho tenuto io, con staff zero, costo zero. Allora, questo che cosa sta a dimostrare? Ovviamente è un caso, sta a dimostrare che effettivamente questi strumenti possono essere utilizzati e possono essere utilizzati in un modo sistemico, perché attenzione, il corso di cui parlo ha impegnato gli insegnanti in attività che hanno portato avanti per mesi direttamente nelle loro classi. E quelli che lo hanno fatto e sperimentato con successo non è che hanno detto ok, l'ho fatto nel 2016, basta. No, perché quella è diventata per loro non l'ora di coding che facevano, ma quello che gli è stato chiesto di fare era applicarlo come metodologia nel loro insegnamento. Quindi loro continueranno a insegnare cercando dovunque possibile di fare una sorta di quello che nell'ambito delle lingue viene chiamato CLIL, cioè di veicolare i propri contenuti utilizzando come strumento qualcosa che di per sé dà un valore aggiunto enorme, che è proprio questo pensiero computazionale che prescinde dalla tecnologia. Ed è un approccio totalmente dal basso. Quello che sta avvenendo ora è che la settimana prossima partirà un MOOC ricorsivo. Cosa vuol dire ricorsivo? Che è un MOOC rivolto a chi ha già seguito quello dello scorso anno, affinché a livello di istituto possa aiutare i colleghi a introdurre il coding in classe quest'anno. Quindi ci sono più di 1.500 insegnanti che hanno già seguito il corso dell'anno scorso, che hanno dato la disponibilità ad estenderlo a livello di istituto e che stanno raccogliendo adesioni all'interno dei loro istituti, e quindi la comunità in qualche modo cresce in modo del tutto autonomo, diciamo per gemmazione, se così possiamo dire. E concludo parlandovi di un primato italiano, perché fortunatamente in queste campagne di alfabetizzazione nell'ambito del pensiero computazionale, nell'ambito del coding, l'Italia ha un primato riconosciuto. È riconosciuto, diciamo, da mille cose. È riconosciuto dal fatto che il Europe Code Week la coordino io, e io francamente non ho nessun nome da spendere a livello internazionale in quest'ambito per cui meriti di coordinare un'iniziativa europea.
La coordino perché, avendo iniziato come tutti gli altri ambassador da volontario, piano piano l'Italia è diventata di gran lunga il paese più attivo in quest'ambito e quindi è risultato naturale agli altri ambassador affidare a me questo incarico semplicemente per questo, per la risposta che c'è stata. Programma il futuro è un altro modello, cioè l'iniziativa del Ministero e del CINI che ha deciso di istituzionalizzare l'applicazione di un metodo nato in realtà per iniziativa privata in America e che stava prendendo piede, anche qui siamo stati i primi a farlo e questo ci viene riconosciuto dagli Stati Uniti, non solo dall'Europa. CODMUC è un modello, lo è talmente che in giugno è stata approvata lanciata la nuova agenda per le competenze per l'Europa dalla Commissione Europea. Alcuni di voi sapranno che questa tra le varie azioni ha i cosiddetti pledge, che sono degli impegni concreti, ambiziosi e plausibili che un'istituzione, un ente, un'azienda si assume nei confronti dell'Europa per fare qualcosa che possa avere un impatto di larga scala e di sistema. Allora l'unico pledge europeo è CODMUC, quindi il MOOC sul coding di cui vi ho parlato è l'unico pledge al momento nell'ambito della nuova agenda per le competenze, non per le competenze digitali, è l'unico nell'ambito della nuova agenda per le competenze. Allora, tutto questo per dire che c'è un problema di revisione, del modello di educativo quando si fa riferimento all'innovazione, alle nuove tecnologie, e bisogna decidere in che modo queste debbano impattare la scuola. Questa è una possibile chiave di lettura. Il coding può essere un modello paradigmatico, le competenze digitali possono essere un altro esempio paradigmatico e tanto meglio sapremo valorizzare il primato che ci viene riconosciuto nell'affrontare queste due tematiche attuali, tanto meglio sapremo cavarcela anche, eventualmente anche aiutando altri, perché no, esportando i nostri modelli nel proseguo di questa curva che per certi versi tutti auspichiamo che continui ad avere questo rate e quindi sia effettivamente un esponenziale. Bene, grazie mille. Grazie ad Alessandro.